La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Si è svolta infatti un'importante operazione interforze a Taranto. Sono scese in campo in maniera congiunta le forze dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. Importante lo spiegamento di uomini e mezzi. Sotto la lente d'ingrandimento il rione Tamburi e la Città Vecchia. Controlli a tappeto, perquisizioni anche all'interno di locali e scantinati e posti di blocco. In quelle zone la città è stata letteralmente blindata e presidiata. Operazione Alto Impatto è stata battezzata così e giunge a pochi giorni di distanza dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura alla presenza del prefetto di Taranto Demetrio Martino. È questa la prima risposta ai gravi episodi di criminalità che si sono verificati in città ed in particolare a quello di sabato scorso in cui sono rimasti feriti due poliziotti. L'operazione è stata coordinata dal questore di Taranto Massimo Gambino con la collaborazione del comandante dei Carabinieri Gaspare Giardelli e del comandante provinciale delle Fiamme Gialle Massimo Dell'Anna. Un segno tangibile della presenza delle forze dell'ordine e di vicinanza ai cittadini per dare una risposta concreta alle loro istanze di sicurezza. Faremo un resoconto insomma dell'attività che è stata fatta e comunque ripeto, al di là dei risultati, diciamo per noi è importante dare una risposta alle istanze di sicurezza della città e dei suoi cittadini.